La nuova vita di Giampi. Niente più feste eleganti. Tarantini sconta la pena a 3 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta. Spaparanzato fra i Parioli e Cortina d'Ampezzo, ai lavori sociali in una parrocchia di Roma Nord e nei negozi della nuova moglie. Il suo nuovo amico del cuore è Stefano Ricucci, Dio VFA, e poi li accoppia meno. Dimenticate le cene con Berlusconi, ora Giampi è ai servizi sociali a Cortina. A Bari, oggi, è attesa una sentenza minore, che ci ricorderà che ci erano una volta Silvio Berlusconi e Giampaolo Tarantini, Giampi. Il presidente del Consiglio è suo lenone barese. E ci erano una volta le cene a Palazzo Grazioli con le ragazze della scuderia e il lettone di Putin. Sembrava dovesse essere la fine di un mondo, di un sistema. E invece le acque si sono richiuse. Sono volati gli stracci. Silvio Berlusconi è tornato. Giampaolo Tarantini va a letto presto la sera. E sconta la sua pena tra Roma e Cortina. Le ragazze, a modo loro, si sono rifatte una vita. La giustizia penale è malinconicamente affondata nel pantano delle prescrizioni. A vederlo oggi, diresti che lui, Giampi, 42 anni compiuti in aprile, non sia cambiato. Sicuramente nell'aspetto. Ma, forse, neppure nella testa. Conta una condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi. Non per droga. Non per sfruttamento della prostituzione. Ma per la bancarotta fraudolenta della Tecno Hospital. Una delle società di quel gruppo di imprese del settore dei prodotti sanitari da 200 milioni di fatturato che avevano fatto diventare Giampi quello che era. A Bari, in Sardegna, a Roma. E che il terremoto avrebbe travolto. Sconta la condanna non in una cella, ma a Roma Nord. Nella morbidezza di un contesto alto borghese, sia pure nella sua declinazione romana, in cui nuota come un pesce nell'acqua e da cui non si è mai separato. Dividendosi tra una parrocchia nel quartiere Parioli, la chiesa Sant'Eugenio, dove un giorno a settimana, il mercoledì, da una mano ai senza tetto, e un negozio di abbigliamento di marca per bambini, American Industries, in via degli Orti della Farnesina, dove segue un disabile mentale nel suo programma di riabilitazione al lavoro. Salvo affacciarsi, in stagione estiva o invernale, nella succursale che quel negozio ha nel cuore di Cortina di Ampezzo, in piazzetta della Posta. Date le premesse, proprio male non gli va. Merito di una certa fantasia nel ritagliarsi un affidamento in prova ai servizi sociali su misura. Merito della nuova compagna da cui ha avuto un nuovo figlio, Allegra Zingone, erede di un'importante famiglia di imprenditori del tessile, e che del negozio in cui Giampi sconta la sua pena è la proprietaria.
La procura generale di Bari si era opposta a questo esito che, di afflittivo, per Giampi sembra avere un solo obbligo, rincasare ogni giorno non oltre le 20, costringendolo a una moderazione notturna che non è nel DNA dell'uomo. Prova ne sia che per un po', prima della passione per il tessile, Giampi si era diviso tra il lavoro di personal assistant di un capriccioso sceicco del Dubai "oggi avrei voglia di una cena a Parigi, tra due ore vorrei fare shopping a Londra", racconta un amico di Tarantini che fossero le richieste, e le rimpatriate notturne con il nuovo grande amico romano, Stefano Ricucci. Per carità, sarebbe potuta finire diversamente. Precedenti penali, una condanna sospesa per millantato credito e corruzione, e antichi contatti con capi bastone della criminalità organizzata barese, aveva argomentato la procura generale di Bari, avrebbero sconsigliato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ma il Tribunale di Sorveglianza, il 13 dicembre 2016, sarebbe stato di parere opposto. Tarantini ha collaborato con la giustizia e merita una chance. Qui al 2019, Giampi resterà nel retrobottega di American Industries, pendolando tra Roma e Cortina, tra Lane e Cappellini. Giampaolo Tarantini ha collaborato con la giustizia, dunque. Sarà. Perché in realtà anche i Sassi, a Bari, sostengono che su come siano andate le cose 8 anni fa la sappia lunga, ma e le abbia raccontata corta. Che il segreto diventato assicurazione sulla sua vita sia stato non chiarire sino in fondo i più complicati dei capitoli di quella storia di sex addiction e potere. Il tragitto della cocaina sull'asse Bari-Sardegna-Roma-Milano e gli appalti che avrebbero dovuto essere il vero trade-off per l'organizzazione di quelle magnifiche serate. Per le quali la prima spesa affrontata dal nostro erano stati vetri oscurati alle sue auto e una società di consulenza nuova di zecca a Roma. È un fatto, come spiega nel suo studio il brillante avvocato Nicola Quaranta, che la storia processuale di Giampaolo Tarantini sia diventata in 8 anni un sudoku. Dei 9 procedimenti che lo avevano travolto a partire dall'estate del 2009, a sentenza ne sono finiti soltanto 2, una condanna a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, per turbativa di asta nella vicenda che aveva coinvolto l'ex vicepresidente regionale del PD, Sandro Frisullo, e, appunto, la bancarotta che sta scontando tra Roma e Cortina.